Buonasera amici di Basket Time, buon anno innanzitutto, prima puntata dell'anno di Basket Time, tredicesima della nostra stagione sportiva, tra virgolette, purtroppo dopo un momento molto positivo di Reggio, che era reduce da tre vittorie, dalla partita seppur persa contro Brescia in casa, ma giocata ad alto livello, è arrivata una sonora rullata, come si dice, in quel di Varese nella partita a cavallo tra Natale e Capodanno. 116-93, ma partita di fatto finita dopo 5 minuti di primo quarto, una Reggio che non è mai entrata in partita, non ci ha mai riprovato a entrare in partita, e dall'altra parte l'entusiasmo della Manion Varese, come la chiameremo ormai, era veramente incredibile, e i tiri da tre sono piovuti da tutte le parti. Colpa assolutamente dell'approccio di Reggio, colpa di un atteggiamento molto molle, che purtroppo non è la prima volta che quest'anno, a seguito di un inizio soft, Reggio mette in campo. Era già successo anche a Venezia, però come spesso accade, queste partite così fragorosamente perse poi vogliono dire relativamente, anche perché insomma domenica c'è una partita veramente tosta e Reggio deve assolutamente dimostrare, come peraltro ha fatto nelle altre occasioni dopo le sconfitte, di essere tornata in carreggiata. 334-720-9001 il numero per i WhatsApp e gli SMS. I miei compagni di viaggio per questa prima puntata del 2024, Gabriele Cantarelli. Ciao Gabriele, ben ritrovato. E ciao, buon anno. Alessandro, buon anno a tutti, buon anno a te, buon anno a tutti gli spettatori. E Andrea Ligabue, ciao Liga, ben ritrovato anche a te. Ciao e buon anno a tutti, a voi e a tutti i telespettatori. Grazie. Liga, parto da te, che casomai ne hai allenate di partite dove è un no game. L'avevamo chiamato no game a Venezia, ma forse è stato più no game quello di Varese. Una partita dove Reggio ha fatto esattamente quello che doveva fare per mettere in ritmo una squadra che aveva solo bisogno di entusiasmo. 39 punti, 31 nel secondo quarto, 70 punti nel primo tempo, record all time per la Lega Basket. Partita finita dopo 5 minuti di fatto. Purtroppo si sperava che l'avvento e il raggiungimento delle Final Eight avesse dato carica ulteriore, invece può anche darsi che abbia dato quell'abbassamento dell'adrenalina. La sto mettendo così magari in chiacchiere e ridere, ma sappiamo bene che purtroppo in alcune partite, soprattutto quando magari hai speso un po' tanto a livello emotivo e psicologico, visto che comunque Reggio veniva da un mese dove aveva fatto bene, Napoli benissimo con Brescia anche se aveva perso, e una bella partita anche con Sassari soprattutto nella seconda parte, un po' di down psicologico può succedere. Il problema è la reiterazione di questa cosa. Ho un giochino con degli amici che faccio, di cui il mio amico Terro è campione in carica e che saluto tra l'altro, dove dobbiamo indovinare il pronostico della vittoria o della sconfitta di Reggio e lo scarto, e in base a quello che succede si prende dei punti e alla fine vinciamo dei premi. Il problema è che in trasferta, se la partita devi per forza votare prima, se voti a due minuti iniziata la partita non è valido, ma in questo caso quando Reggio va in trasferta sai già se prendi punti oppure no, perché Reggio sai già dopo due minuti se vince o se perde. E questo è il problema grosso di Reggio. A me piacerebbe vedere una partita lottata fino in ultimo, magari con sconfitta, però che ti appassiona e ti tiene al video. E invece dopo due minuti, ovviamente con Venezia, un po' con Trento e purtroppo venerdì, dopo un minuto se spegnevi il televisore potevi dire va bene, perdevi dai 22 ai 35, ma era solo questione di definire lo scarto, ma non chi vinceva la partita. È quello che mi fa arrabbiare, ecco. Questo è il problema principale, che può passare via come un soffio di vento con una bella partita con la Virtus che abbiamo la prossima giornata, però insomma la reiterazione mi fa un pochino pensare che l'atteggiamento di Reggio deve essere un po' più volitivo anche nelle sconfitte, soprattutto in trasferta. Anche perché Gabriele, Reggio veniva da un mese, abbiamo detto, molto positivo, post Venezia, che era stato un campanello d'allarme, insomma ci eravamo interrogati anche noi sul fatto che questa squadra o faceva quello step o altrimenti ci saremmo chiesti di che pasta potesse essere fatta. Lo aveva fatto, vittorie a Napoli importantissima, l'ho detto anche prima, la sconfitta con Brescia, penso che tutti uscendo dal palazzetto abbiano detto va bene, è andata, però che bella partita, Brescia in testa. Hai ottenuto le Final Eight, sei a 16 punti, quindi sei saldamente in zona playoff, vai a Varese, ecco, con tutto l'entusiasmo, diciamo che ti saresti aspettato forse
che il trend fosse di una squadra che intanto martellava, poi casomai perdeva anche a 100, però che martellava. Invece siamo tornati alla Reggio di Venezia. No, guarda, io ho fatto una riflessione, cioè questa squadra aveva una virtù o un difetto a seconda dei punti di vista di come uno la pensa. Era una squadra prevedibile, cioè Reggio perdeva, vinceva le partite che doveva vincere. Io ci metto dentro anche Napoli, perché sì, è stata una bella impresa, ma sinceramente considero Reggio un livello sopra Napoli. E perdeva le partite che doveva perdere, cioè contro le squadre, l'abbiamo detto anche più volte qua, le squadre che fanno le coppe europee, le squadre come Brescia che non fa le coppe europee ma è strutturata come tale. A Varese per la prima volta c'è stata una sorpresa, è una sorpresa forse legata anche al periodo delle feste, non so, però io ti dico, io Varese l'ho anche vista più volte in campionato e va bene l'innesto di Mannion, avevano fuori Moretti, va bene tutto, ma sembravano i Golden State nei primi due quarti, e anche perché fondamentalmente no game, avete detto, è effettivamente quello che mi ha un po' deluso, perché alla fine stiamo parlando sempre di sport, stiamo parlando di una squadra che comunque sta entusiasmando e sta giocando bene e ha centrato il primo obiettivo stagionale. Però sinceramente io 70 punti in due quarti a memoria, non so coach tu, io seguo la pallacanestro reggiana da una trentina d'anni, due quarti di quel tipo lì con il Risi dopo 7 minuti con passaggi da cambio lato, passaggi dietro la schiena, io mi ricordo un McDermott che ha fatto un giochino, cioè roba che sinceramente non mi è piaciuta, e credo che sia anche un piccolo primo passaggio vuoto del coach, perché insomma le partite vanno preparate anche da un punto di vista mentale. Lui tra l'altro l'aveva anche detto, mi sembra la vigilia, stiamo attenti a non sottovalutare Varese, e no, non è andata bene. Adesso, come dicevamo, c'è l'occasione per riscattarsi subito e onde evitare di entrare in una spirale negativa, perché il tifoso reggiano accetta le sconfitte, il tifoso reggiano non accetta le figuracce, perché insomma quella di Varese è stata tale. È stata assolutamente una figuraccia, come detto, una Varese che ha finito il primo tempo con 15 su 22 da 3 punti, Lega. Io nel visore, io no, noi e Bartoli no, e ce le siamo beccate tutte sulla testa, anche noi queste triple, abbiamo detto, dopo 3 triple... Non hai prodotto neanche l'atteggiamento della squadra che sembrava proprio non pronta a giocare una partita di questo tipo. Ed è quello che imputo al coach, che a fine partita in conferenza stampa dice: è una sconfitta che non ci appartiene, sono le sue parole, e purtroppo invece credo che per come si sono sviluppate le 5 sconfitte che abbiamo preso, le 6 sconfitte di cui le 4 in trasferta, oggi si ripropone, cioè una squadra che chi si aspetta una squadra che possa lottare con le prime 4, io da 5 in poi secondo me, a parte che la classifica lo dice, ma c'è un mischione che basta poco per variare poi gli equilibri, secondo me aveva un po' l'obiettivo sbagliato dall'inizio. Questa squadra è una squadra che probabilmente Gabriele soffrirà sempre certi tipi di entusiasmo, di intensità. Poi ci ha smentito contro Brescia, bravissimo Priftis, bravissima la squadra, vedremo quello che sarà in una partita dove il destino sulla carta è segnato, cioè quella contro la Virtus, se riuscirà a giocare una partita contro Brescia. Io credo che nessuno, se domenica sera Reggio uscirà sconfitto dopo una partita con Brescia, dirà questa squadra è da buttare via, anche perché non lo è. Cioè, intendiamoci, sconfitta, quello che è stato, va bene, questo non cancella le 13 partite precedenti dove Reggio è sedicesima. Però probabilmente questa squadra fa fatica anche, e qui introduco un discorso, ne parlavamo anche prima della puntata, così off the record, come si dice. No, il problema è che questa è una squadra che quando si accende e come posso dire trascina non solo il tifoso ma trascina anche il commentatore, perché sembra a volte esprimere delle potenzialità da squadra addirittura da primi posti. Adesso lasciamo stare magari le prime due, che soprattutto Brescia sta facendo un campionato strepitoso, però sembra quasi avere le potenzialità. È chiaro che per esprimere quella potenzialità da top 4 devono andare a regime tutta una serie di cose, tra cui tutti i campioni devono giocare la loro partita. Invece abbiamo visto che quando magari c'è il passaggio vuoto di uno subentra l'altro. Quindi il livello secondo me è quello lì, e la depressione magari momentanea, passeggera del momento, nasce proprio perché comunque vedi
una squadra che quando si esprime al meglio è spettacolare, come non, a Reggio non si vedevano da anni. Vedi che comunque i giocatori sono molto legati e hanno anche degli atteggiamenti positivi verso il pubblico. Ho visto un'intervista di Galloway in settimana che mi è piaciuta tantissimo, fatta davanti al Palasport, davanti al murales di Kobe Bryant, in cui lui parla del suo legame con Reggio, con la città, la sua famiglia. Insomma, sono ragazzi, mi sembra, ottimi dal punto di vista anche professionale umano. Però sì, il livello è quello lì, manca, se avessimo quel quid in più, Hervey. Hervey è un giocatore fenomenale, secondo me, mai visto un giocatore così a Reggio, però probabilmente se avesse quel quid che chiedono i tifosi di attenzione, di concentrazione 40 minuti, probabilmente non sarebbe a Reggio. Cioè, dobbiamo poi anche capire che non siamo una squadra che non fa neanche le coppe europee, quindi cioè, voglio dire, il giocatore per me è eccezionale. Io non toccatemi Hervey, perché voglio dire, alla fine uno che ti fa il miglior rimbalzista è quasi sempre il miglior marcatore della squadra, cioè non so cosa si voglia imputare a lui. Ecco, magari, ecco, forse sono altri quelli che magari stanno un po' mancando l'appello, ma. Però torno indietro un po', visto che poi settimana scorsa Basket non c'era e sarebbe stato bello analizzare quel momento un po' positivo, Liga. Nella partita contro Brescia, una sconfitta, che penso che sia stata quelle catalogabili come buone sconfitte, semmai, lo che ne parlavamo con Fucace, ne possano esistere nello sport, qualcuno ha detto nei messaggi, ma sarebbe bastato poco per vincerla. Io non sono d'accordo. Per me, quello step lì, da 9 a 10, in cui Brescia ti tiene a 2 punti nell'ultimo quarto quando comincia a picchiare, è uno step che non basta poco a colmarlo, ma serve tantissimo a colmarlo. Non è abbiamo perso per bastava poco, no, bastava tanto. Ed è quello che ti ha fatto capire che questa squadra con le prime 4-5 a oggi e forse anche domani non riuscirà mai a competere. È lo step più difficile da fare, perché tu hai la competitività per riuscire a stare fino a un certo punto, poi dopo quando si decide la partita, che alcune squadre sono abituate ad alzare il livello, ad alzare l'intensità, essere capaci e pronte a giocare tanti finali di quel tipo e dove spesso la spuntano, tu invece arrivi con l'umore contrario e quindi devi assolutamente riuscire ad alzare il livello. Ed è molto difficile perché tu per essere a 3 minuti dalla fine, 2 minuti dalla fine con Brescia a giocarti la partita, spendi il triplo delle energie che una profondità e un'abitudine della squadra di Brescia ha e tu non hai. Quindi quando ti cala anche la lucidità, questo step è veramente difficile da fare. Per me la sconfitta di Brescia, contro Brescia è sicuramente da catalogare, come dicevi tu, in una bella sconfitta, perché mi ha fatto capire, mi aveva provato a far capire che la squadra stava arrivando a uno status che poteva permettergli di ambire a qualche scalpo importante con squadre avanti. Al momento invece queste montagne russe che abbiamo fanno sì, ci fanno capire che al momento Reggio è un gradino sotto. E colmare questo gradino non è semplice. Tornando al discorso di prima sulle caratteristiche dei giocatori, io non parlo di tanto di caratteristiche tecniche. Io mi rivolgo anche e penso alle caratteristiche caratteriali di agonismo, di intensità nelle cose che sono abituati a fare e dove hanno il loro potenziale. Un Galloway non puoi pensare che aggredisca lo spazio, attacchi uno contro uno e vada di potenza. Hervey altrettanto, Smith, sono tutti giocatori che usano la tecnica per farlo. E a livello emotivo non sono trascinatori, sono giocatori molto bravi, però fanno fatica con una giocata di energia a scuotere e trascinare gli altri. A Reggio un giocatore di questo tipo manca e quindi è il collettivo che deve venire fuori. E quando il collettivo non riesce a compattarsi e a dare quello step che può servire per vincere un questo tipo di partita, vengono fuori, anziché le qualità, i difetti che sono la mancanza magari di piano B e continui a tirare da fuori, la volontà di qualcheduno anche a fin di bene di scuotere la squadra e si passa tra qualche forzatura anziché qualche passaggio in più, però sono tutte cose che sono un pochino congenite anche nelle caratteristiche pur positive di ogni giocatore. Che tra l'altro sono quelle, secondo me, che poi domenica ti potrebbero, Gabriele, portare a fare una partita ottima, ripeto, non vinta, ottima, che vuol dire che te la giochi, perché sono giocatori che attaccano, staccano con una mentalità che abbiamo imparato a vedere già dalla pre-season. Abbiamo detto, la pre-season vediamo come va, abbiamo perso male a Parma 2 anni fa, però si vedeva che era una squadra terribile.
Quest'anno abbiamo perso male a Trento una partita, abbiamo perso male a Venezia, però abbiamo detto vediamo quando poi la posta in gioco ci sarà. Effettivamente questa squadra poi ha dimostrato di essere qualcosa in più. Però quando stacchi, stacchi, perché probabilmente sanno che una partita è una partita. Ma guardate, le cose che bene o male stiamo dicendo fondamentalmente lo stesso concetto. A me interessa sapere, questa squadra è cresciuta da settembre ad ora? Cioè, se, chiedo anche al coach che sicuramente ne sa più di me, cioè, ho l'impressione che a volte approcci le partite nello stesso modo in cui le approcciava a settembre, ottobre, quando è iniziato il campionato. Quindi, per capire, ci sono margini di crescita mantenendo questo roster, mantenendo questo mood, diciamo, o la squadra è questa qui e ce la portiamo fino alla fine? Chiedo ai tecnici. Ma guarda, la domanda è molto interessante, credo che abbia la famosa risposta multipla, nel senso che può andare bene tutto e il contrario di tutto. La cosa che dispiace è che quando sembra, che, per completare il discorso che stavi facendo, dopo l'ultimo mesetto, che stavi raggiungendo, diciamo, quello status che ti diceva ok, questa squadra è realmente cresciuta e sta diventando questo tipo di formazione, c'ha le cadute di domenica, di venerdì, che fanno sì che la domanda si continua a ripetere. È chiaro che dal precampionato a ora la squadra ha dimostrato di avere un buon potenziale, anche se discontinuo. Il problema non è tanto a questo punto l'organico, perché abbiamo capito che secondo me Atkins rimane al suo posto, è un centro un po' più pericoloso in uno contro uno, che provochi aiuti per liberare i tiratori, secondo me non arriverà. Quindi la squadra è questa, si tratta di cercare di trovare una quadra per renderla più competitiva possibile in tutte le partite, che è quello che secondo me imputo in questo momento al coach, e deve trovare lui la chiave per alzare quel livello, per renderla competitiva sempre. Ma sa anche Prifti stesso che la squadra ha delle problematiche, anche col De Bella stesso lo sa, e nonostante questo non vogliono fare modifiche d'organico, perché credono che l'organico sia in linea con gli obiettivi che la società sta cercando di percorrere, esatto. E il primo l'ha già raggiunto, avrà delle battute d'arresto fragorose, però credono nel progetto che hanno fatto, con i pregi e difetti di questa squadra. Quindi secondo me Priftis cerca continuità, ma più che tecnica secondo me la deve trovare a livello mentale sulla squadra, perché a livello tecnico la squadra può competere con chiunque, con le proprie caratteristiche balistiche e meno di intensità e di energia in uno contro uno. Deve vincerla di talento e non facendo cazzotti, perché una squadra che facendo cazzotti le prenderà probabilmente sempre. Con Brescia è stata una piacevole eccezione. Qualche messaggio così cominciamo a smistare tanti WhatsApp che stanno arrivando. Ciao gente, ma vogliamo parlare di quei 50, noi che sono andati fino a Masnago e dopo 5 minuti stavano già pensando di imboccare l'autostrada in direzione Reggio Emilia. Eroi, anche perché insomma il periodo dell'anno non era sicuramente, non invogliava la trasferta. Ciao ragazzi, sono d'accordo purtroppo con Ligabue, purtroppo tra virgolette, sono una buona squadra ma avremo sempre degli up and down, siamo una buona squadra ma avremo sempre degli up and down, non avremo mai continuità ma siamo una squadra che può fare super prestazioni imbarcate clamorose, potremmo essere la mina vagante delle Final Eight, e io concordo molto con questo. Sì, sono perfettamente d'accordo, perché anch'io. Abbiamo proprio la caratteristica di squadra che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Infatti, ma il tema che qualcuno in partita singola e secca, secondo me ricordiamoci che Brescia l'anno scorso arrivò alle Final Eight di Coppa dopo un mese disastroso e fece la Final Eight che la portò a vincere, poi dopo da lì è il gruppo che adesso per c'è, non andare indietro a pensare a quella Final Eight che fece Torino qualche anno fa, che poi retrocedette, perse tutte dopo, esatto. Quindi, ma sì, perché la Final Eight, la Final Eight è una scienza completamente differente, dove hai anche pochissimo tempo per preparare una partita all'altra, perché ne devi preparare due prima e poi dopo non dormire la notte per far capire ai giocatori cosa devi giocare il giorno dopo. Quindi è completamente differente alla settimana standard che hai durante durante il campionato. Varese 70 punti nel primo tempo con 45 punti da 3 non li farà mai in campionato e neppure in Coppa, è stata una prestazione presa sotto gambe, niente di più. La posizione che abbiamo in classifica è esattamente quella che poi ci meritiamo, perché non siamo sempre concentrati, infatti
Questo è il tema, secondo me. Cioè, non capisco chi pensa di essere lassù. Secondo me questa è la posizione proprio che noi dobbiamo avere tra la quinta e la decima, come hai detto tu, e alla fine campionato, se saremo bravi saremo quinti, se saremo pessimi, tra virgolette, saremo decimi. È quello il tema. Buonasera, finiremo il girone d'andata con metà vinte e metà perse, come quando c'era Kaya, peccato che aveva un roster nettamente inferiore. Bene. Vabbè, erano diverse anche le altre squadre, insomma. Tra il livello di campionato, sì, secondo me quest'anno si è alzato parecchio. A me piace molto di più. Io tra l'altro tra l'altro pari non si può finire, ovviamente, sì, perché si finirà 8-7 casomai, o sì, 9-6, è esattamente in linea con quello che è l'idea dell'obiettivo, cioè sì, andare alle Final 8 e per metterti in posizione 16-18 per girare, che vuole dire 32-36 per in proiezione. Stavo facendo una considerazione tra i due LBA di quel periodo disgraziato, perché eravamo in pieno Covid adesso. Però al di là di quello mi sembra che il livello quest'anno per giocatori, per gruppi di squadre che si sono consolidati, poi qualcuno arriverà, perché io mi aspetto che prima o poi Tortona arrivi, mi aspetto che prima o poi Milano trovi una quadra. A me il livello del campionato quest'anno piace molto, ecco, rispetto a 2 o 3 anni fa, mi sembra molto cresciuto, poi paragoni sono impossibili. A livello medio, secondo me, le prime 7-8 squadre sono un po' più forti rispetto agli ultimi... l'ultimi paio d'anni, perché come diceva giustamente, se noi andiamo a analizzare le 8 che sono nella parte sinistra, c'è Cremona che è 7-7, sì, perfetto, e Napoli che diciamo che è un po' outsider, un pochino anche come Reggio, perché ultimamente, certo, Reggio non era in quelle posizioni di classifica. Però se noi andiamo a analizzare l'altra parte della classifica, ti trovi Tortona che doveva essere sicuramente dall'altra parte, come organico non è sicuramente una squadra da 5-9, e Sassari che secondo me non era pronosticabile che avesse così tante difficoltà al di là degli infortuni e tutto, e quindi poteva essere sicuramente più avanti. Treviso stessa, al di là che ha dovuto cambiare tanto, secondo me all'inizio poteva essere dato un pochino più avanti. Secondo me il livello medio, guardando la parte sinistra del campionato, ci aggiungi due squadre dall'altra parte, secondo me la media è più elevata. Lo scorso anno secondo me c'era uno stacco più grosso fra le prime 2 o 3 rispetto al resto. Perfetto. Buonasera, questa squadra non può permettersi di avere due guardie di livello come Jamar Smith e Galloway. Paradossalmente servirebbe di più avere un centro forte, rinunciando a Galloway e dando più responsabilità a Jamar Smith, forte della sua esperienza europea con Vitali, sesto uomo, ci dice Andrea. Si può dire quello che si vuole, ma l'atteggiamento di Harvey Atkins è inaccettabile perché è reiterato varie volte. Venezia e Trento, anche altre hanno pesantemente deluso. Vitali, Galloway, anche questi reiterati. Ha ragione il Liga, perdere la partita sì, la faccia no. Questa è la frase che esce sempre quando si perde. C'è poco da fare. Perché non si concepisce poi la sconfitta in questi termini. Ovviamente, no, sicuramente fa fatica. Si voleva una squadra un po' più determinata anche nella sconfitta. Ovvio. In realtà la squadra ha mollato i papafichi troppo presto e questa cosa, ripeto, al tifoso ma anche all'allenatore stesso. E quindi insomma, Priftis difficilmente esterna a livello visivo il proprio stato d'animo sia nelle sconfitte che nelle cose, perché lui è sempre molto pacato, ma sicuramente secondo me dentro era bello fumantino. Se Reggio avesse la mentalità da lottatore che è anche la piccola Pistoia, ci dicono, si conferma il fatto che ogni partita dove Hervey ha fatto male abbiamo perso, e anche malamente. Beh, che sia stato però posto al centro dell'idea di questa squadra non è un caso, cioè non mi stupisce che Hervey, ma l'abbiamo detto dall'inizio, Gabriele, tu ne hai parlato prima, questo giocatore ogni tanto ti faccia dire ma come mai questo è qui, e l'altra volta ti faccia dire ma come mai questo è qui, cioè nel senso che però lo sapevamo, l'avevamo detto subito, prepariamoci perché ci farà dire che meraviglia e ci farà poi sacramentare pesantemente in altre partite. È così, è questo, chi non se lo ricorda a Bologna è perché non se lo ricorda, ma è così, però che sia il metronomo di questa squadra secondo me non è un caso. Cioè a me dispiace che, sentendo anche i tifosi, dispiace che si trovi già subito un capro espiatorio, cioè non capisco però perché... lo sport del tifoso, lo sport del tifoso, certo, però se proprio questi difetti che vengono impuntati a Hervey, io sinceramente li vedo collettivamente diffusi e condivisi in tutta la squadra, con qualche eccezione che può essere Uglietti o può essere lo stesso Weber ogni tanto, però questi cali di tensione, questi cali di concentrazione, questa mancanza di animus pugnandi, io non li vedo solo in Hervey, li vedo allora anche in Galloway, li vedo anche in Atkins a volte. Ma sono giocatori così, soprattutto Galloway e Hervey, cioè sono giocatori che... Distribuiamo le responsabilità e i meriti. Quello che dici è perfetto, la differenza è che il peso specifico
delle difficoltà caratteriali che può avere Hervy è perché in quel ruolo è strafondamentale, perché il suo cambio è Killo, certo, che sta cominciando a produrre qualcosa dall'ultimo mese a questa parte, mentre prima ha faticato, però sapevamo che molto girava lì, perché se lui quadra e gioca bene, l'attacco di Reggio diventa un'altra cosa. Se invece lui stecca, lì in quel ruolo sei sempre dietro a cercare di ripiegare, perché se giochi con Atkins e Fayet, come capita ogni tanto, i punti scarseggiano. Se giochi con Killo, anche. Se giochi con Grant, perché vai sottodimensionato, perché il fisico lo può fare, tiri la coperta, ma la coperta, essendo corta, con Hervy che stecca o gioca male, si strappa. E quindi è per quello che, secondo me, l'atteggiamento di Hervy è sempre sotto i riflettori, molto più degli altri giocatori. Certo. Dopo apriremo anche il discorso Atkins, lo tirate fuori, però ragazzi, su una cosa non concordo. Non è che se avessimo avuto Miro Bilan questa partita l'avremmo vinta. Cito Miro Bilan perché è sempre preso come il riferimento al centro perfetto. Una partita del genere, Miro Bilan pigliava esattamente le stesse infilate, anzi forse di più, che ha preso Atkins, perché è un negli 8 minuti che ha giocato, perché poi ragazzi il tema è che ha giocato 8 minuti, perché la faccia e la condizione fisica non al meglio dopo una settimana, non al meglio, lo hanno portato a giocare 8 minuti, cioè chiediamoci perché ha giocato 8 minuti, ma non è che con un centro diverso questa partita l'avresti vinta, questa partita l'avresti persa anche se giocavi con la squadra dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 3 anni fa, di 4 anni fa, metteteci i centri che volevate. Anche perché se c'è stato un problema, correggetemi se sbaglio, a livello difensivo, è stato proprio alla prima linea, no? Nella prima linea, quella che non, ma è quello il tema. Non ha saputo tenere cioè non sapeva proprio tenere gli attacchi nella fase iniziale. Cioè, noi ci stiamo concentrando tantissimo sul centro quest'anno. Sì. Ma secondo me il problema che cui dobbiamo concentrarci, Pietro Chiari ci ha fatto anche un video qualche settimana fa su questa cosa, è che la prima linea difensiva manda in pre-rotazione tutti dietro, e certo, tutti sono i due lunghi. Non è sempre colpa del centro se non arriva la stoppata. Il centro non può stare in aria fermo così dritto. Certo, ma Varese è stata palese questa situazione. Cioè, la prima linea difensiva non tiene nessuno. E se ci mette anche Vitali, che è un buonissimo difensore, ma l'altra sera lì ha preso delle infilate che sembrava Galloway, ecco, per fare un paragone con un compagno, ragazzi, non è colpa dei centri. Se la prima linea non tiene nessuno, la squadra va in difficoltà. Il problema è proprio della prima linea difensiva, poiché la prestazione di Atkins non sia per ora conforme, verissimo, nelle ultime partite però va fatto bene. Infatti ci dite, ditemi quando Atkins ha fatto una partita solo decente. Beh, contro Sassari, la penultima. No, contro Sassari è stato ottimo, contro Diop e contro Gombò. Io la ricordo anche la partita con Treviso, che la squadra era partita male, eccetera, quando è entrato Atkins le cose si sono sistemate. Esatto. Atkins ha delle caratteristiche decisamente positive. Quello che non piace, uno, è il suo modo di essere, il suo atteggiamento. Torniamo sul discorso Hervy, anche a livello emotivo non è un trascinatore, e poi gli si chiederebbe un pochino di più presenza scenica in mezzo al campo. Invece è più presente Momo in mezzo al campo, ed è quello che secondo me si imputa di più a Atkins, perché doveva essere il centro titolare. Esatto. Ma in realtà, se uno non conosce nulla, non sa quali sono i giocatori e vede la partita, dice che Atkins è il cambio di file. Certo, assolutamente, ma il tema è proprio quello, cioè non è che il problema di Atkins sia la partita singola, il problema è che non sta performando come ci si aspettava a inizio stagione. Però se la domanda, visto che è già arrivata, cambierà il Reggio? No, a oggi Reggio non cambia. Ma lo ha dichiarato anche in settimana. Benissimo, col De Bella. Col De Bella, quindi a oggi Reggio non cambia. È l'autorità maggiore che poteva sentenziare qualcosa. È ovvio che Reggio avrebbe bisogno di un qualcuno un po' più performante, forse spalle a canestro, perché con la forza dei perimetro che ha, se scatenasse qualche aiuto avrebbe un arsenale di tutto rispetto. Però serve il passatore come Atkins. Esatto, che è capace di passare la palla bene. Il problema è che sono poco pericolosi in uno contro uno, e tutti gli allenatori, se voi andate a analizzare tutte le partite, stanno in singola copertura, nessuno va a raddoppiare, giocano, preferiscono prendere un uno contro uno, un canestro da sotto, e marcano i nostri giocatori anche a 7,5 metri. E dopo, poi, quando tiriamo solo da 7,5 metri, perché in area non siamo pericolosi, e gli avversari fanno anche cambio sistematico, ma ci tengono a 7,5 metri. Quando viene Tortone. Fuori questo,
Tortona insegna che Radosevic marcava il playmaker e non gli andava mai via nessuno. Questo è un problema congenito che la squadra ha, e con un giocatore dinamico come Atkins, perché a Priftis piacciono i giocatori dinamici, è inutile che ci raccontiamo un centro stanziale. Ha sempre avuto quello, Però un po' più pericoloso spalle a canestro, si chiede magari a Atkins 10 punti e qualche uno contro uno in più, per poi riuscire a trovare uno scarico e un vantaggio sul perimetro per fare un tiro dall'angolo, magari dopo una rotazione, che è quello che secondo me c'è da imputare a Atkins, non tanto il fatto che magari quella è la sua faccia, non è che sia diversa. Vi faccio un'altra domanda, così analizziamo anche un altro aspetto che periodicamente si ripropone. Briante Weber. Io sto notando una cosa che ormai è abbastanza una costante delle partite in cui Reggio proprio sbrocca, per dirla in termini non tecnici. Briante Weber inizia con un mood da point guard all'americana, cioè io vado dentro, tiro, ma non da point guard all'europea, cioè posso andare dentro a tirare, però quando c'è Gallo da una parte io gliela do. Io sto notando sempre di più che le partitacce di Reggio coincidono anche con un momento lungo, cioè tutta la partita, o più breve, di Weber che faccia fatica proprio a vedere che di fianco tu hai Langston Galloway. Tu non puoi andare sempre costantemente al ferro quando c'è Galloway pronto a ricevere. Si è notato anche in qualche vittoria, perché uno a livello difensivo a volte il suo furore di rubare la palla crea quel problema che abbiamo detto prima con la prima linea, che è costretta a cedere e dopo i lunghi prenderanno canestro o rimbalzi in attacco dal proprio uomo, ma devono provare ad andare a turare la palla, e questo Galloway è il primo imputato. Poi dopo ci sono la non difesa di Weber e Galloway che fatica a difendere, eccetera eccetera. L'altra cosa, perché anche se ricordiamo la partita con Sassari, che poi Reggio nella seconda parte ha svoltato, è partita molto male, attacco zero ritmo e Weber che faceva un casino che bastava a metà. Quindi il problema Weber esiste, perché quando è sotto controllo e gioca per la squadra diventa un giocatore anche molto più pericoloso lui a livello offensivo, mentre nelle partite che parte malissimo e manda in caos un po' tutti, lui alla fine, se uno non guarda la partita, guarda il tabellino, fa sempre 20 punti. Sì, come l'altra ma sera. Fa 10-12 punti come a Trento negli ultimi 3 minuti quando non conta niente. Quindi la partita andrebbe guardata per il ruolo che ha Weber, ma Weber nel bene o nel male è una grossa cartina al tornasole per la squadra, perché se lui gioca male e crea confusione la squadra fatica a partire, e se fatica a partire abbiamo visto che problemi ha, spesso non ha la forza di reagire e sbraga. Quindi Weber è la vera cartina al tornasole di questa squadra, Gabriele, perché spesso e volentieri quando lui parte tosto come con Brescia difensivamente sbraca anche meno in attacco, poi l'ho fatto lo stesso, però ragazzi sono tante le volte in cui lui a un certo punto entra nella hero mode, come si dice, adesso tiro io, la risolvo io, transizione, corsie occupate, io vado sotto, cominciano a essere tante le partite così. Che non fosse con i suoi pregi, sì sì, appunto, che non fosse un playmaker alla Aaron Kraft, l'abbiamo scoperto subito, insomma, e quindi pretendere da lui quello che non è, ecco, pretendiamo da lui che abbia l'energia difensiva che dicevi tu, l'impatto sulla partita che ha avuto in alcune circostanze, e poi dopo ci mette dentro tutte le sue caratteristiche di trascinatore, anche di uomo squadra, perché comunque è un ragazzo che è sempre il primo a dare un incitamento al compagno che sbaglia, insomma, quello sono le sue caratteristiche, insomma. Sì, e le teniamo. Perché temo che non lo vedrà Galloway nell'angolo quando si mette in testa di fare il tiretto dalla lunetta. Sì, fortunatamente ha percentuale decisamente alta nel tiro da 3,5 metri, che sono tiri difficilissimi, certo, eccetera. Ed è anche il problema è che con la struttura di squadra che abbiamo, lui dovrebbe sacrificare 2 o 3 tiri per fare 2 o 3 passaggi in più. Cioè, io vedere che alla fine della partita contro Pesaro, sì, Reggio ha 6 tiri di Galloway da 3 punti e ha gli stessi tiri da 3 punti di Galloway dei due lunghi,
Allora dico, o la squadra non ha capito chi è in squadra, cioè che ha a Langston Galloway, non ha me in squadra, e il playmaker però, perché lo vediamo tutte le volte, che guardate una transizione, 2 contro 2, 3 contro 2 di Reggio, se ce l'ha Weber, va al ferro, raramente la scarica, la squadra non vede che ci sono giocatori che devono essere innescati. Ed ecco perché domenica scorsa contro Sassari, Galloway si è preso 11 tiri nel primo quarto. Quella mi è sembrata proprio una perfetta dimostrazione di come lo staff abbia detto alla squadra: guardate che lui deve prendersi 11 tiri, non in una partita, casomai in un tempo, e non 6 tiri in tutta la partita, tanti come i lunghi. E allora lì forse lui è andato anche in over, perché in quel momento Galloway ne ha fatti 14 nel primo quarto, però ha forzato anche tanto. Però lì fa capire forse che ancora questa squadra sta provando a capire quali sono i ritmi giusti da darsi. Secondo me Briante Weber ha responsabilità in questo. Poi, ripeto, ci teniamo il positivo, la difesa, il suo entusiasmo, il fatto che sia sempre il primo ad andare dai compagni. Ci mancherebbe. Io oggi non toccherei questa squadra, personalmente. Però, visto che guardiamo all'atteggiamento di quello, l'atteggiamento di quell'altro, guardiamo anche al playmaker, che quando è ora dovrebbe dirti: bene ragazzi, Varese ne ha segnati 12, adesso andiamo giù, facciamo le nostre cose. E io la do a te, e poi se Galloway contro Librizzi, su un cambio difensivo, si prende uno step back laterale da 6 metri, allora vai da Galloway e gli dici: oh, con tutto il rispetto per Librizzi, quello è Librizzi. Quindi te vai dentro e l'attacchi. Però è un altro discorso, ecco, secondo me ci sono tanti temi. Facciamo così, andiamo nel primo break pubblicitario, anzi nel break pubblicitario, e poi andiamo a vedere quello che è successo in questa settimana, in questa giornata, penultima giornata della LBA a cavallo tra Natale e Capodanno, e poi andiamo a presentare la partita di domenica sera, perché arriva la Virtus Bologna. Essere all'altezza non è semplice, ma noi di Cavalca Autogru disponiamo di mezzi di sollevamento per ogni vostra esigenza. Noleggio autogru fino a 200 tonnellate, piattaforme aeree da 20 a 60 metri, autogru semoventi elettriche da 2 a 45 tonnellate anche senza operatore, ralla elettrica per spostamento macchinari da 50 tonnellate. Cavalca Autogru, da oltre 60 anni con voi, per sollevarvi dai problemi. Cavalca Auto Group, a Bagnolo in Piano, Reggio Emilia. www.cavalcagroup.it. Benvenuti nella Carrozzeria 2S, dove il disbrigo pratiche assicurative con l'assistenza cliente dal sinistro alla consegna del veicolo è a vostra disposizione. Inoltre, verniciatura a forno con ciclo ecosostenibile garantito 10 anni, presa e riconsegna veicoli a domicilio gratuito, auto sostitutiva per tutta la durata del fermo tecnico ed infine cessione credito per pagamento diretto dall'assicurazione alla carrozzeria. Conad Superstore Le Querce e Cavriago, uniti nella passione. G&D da 30 anni produce serramenti in PVC. Perché conviene scegliere i serramenti G&D? Perché sono interamente prodotti in Italia, con rinforzi in acciai italiani certificati, quindi massima qualità, perché sono ecologici, senza piombo e con chiusura antifrazione, quindi massima sicurezza, perché G&D fornisce una vera assistenza anche post montaggio, rapida e competente. E il prezzo? Vieni a trovarci e scoprirai la grande convenienza per la migliore qualità. Siamo a Novellara, in via Alessandrini 9. Quando hai smesso di credere che tutto fosse possibile? Noah, andiamo? L'attesa è finita. Nuova Kona è qui, Live Unlimited. Scopri nuova Kona Full Hybrid su Hyundai.it e negli showroom Hyundai. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica.
Lunedì, chiusura completa. Prr, che fracca che da Inter. Atleva dite c'è merca bassi a fare il capotto. Ma perché? Se mi so fare anche il paltò? Mo se capì, sono quei rivestimenti per il caldo e per il freddo. Dal ca? Sì, ma non fa mica solo cappotti. Fa anche case, chiese, palazzi e aziende. Mo le vera, gli al disnacking la sua pubblicità. E allora? Allora, acquac subet, acceio bene finì anche il partir freddo. Pittori Cavassi, una scelta sicura per essere soddisfatti. Bagno Moda, le migliori idee per un bagno su misura. Il bagno è indubbiamente uno degli ambienti della casa maggiormente utilizzati, quindi perché non renderlo speciale? Con Bagno Moda troverai sempre la giusta soluzione per rendere il tuo bagno confortevole, moderno e funzionale. Design di ultima generazione, proposte uniche per rifacimento completo del bagno, dai pavimenti ai rivestimenti fino ai sanitari. Con Bagno Moda ideare il bagno più giusto per le tue esigenze sarà semplicissimo. Fregni e Raggi, i professionisti del gas auto. Installa ora un impianto GPL o metano di ultima tecnologia. Risparmi oltre il 50% e non hai limitazioni alla circolazione. Installazione e riparazione, impianti BRC e Landi. Revisione bombole e montaggio ganci traino. Ci trovi a Bagnolo in Piano. Chiamalo 0522 95 25 38 o visita il sito fregnieraggi.it. Seconda parte di Basket Time, andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata di campionato, la 14ª del girone d'andata, quindi penultima. Come detto, alcuni verdetti erano già stati deliberati, per esempio Reggio in Final 8 assieme a Brescia, assieme a Venezia, alla Virtus, eccetera, eccetera. Poi ci sono altre squadre che questa settimana si sono qualificate per la Kermesse che si disputerà a Torino a metà febbraio. Cremona Brindisi, con una Cremona che passa sui resti di Brindisi, che ha messo dentro Frank Bertley, ex top scorer della Serie A 2 anni fa quando era a Trieste. Ragazzi, sono a 4, potrebbero girare a 6. Io di squadre che si sono salvate girando a 6 ne conto 0. Poi casomai faranno un grande ritorno, Sakota li darà, però ragazzi, 6 con tutte le squadre sopra che ha cominciato un po' a correre. Brindisi è in una posizione, tra l'altro, è una posizione scomoda. Tra l'altro, ieri proprio nel Basket Time di Brindisi, Antenna Sud, Marino ha cominciato a sparare un po'. Questa è una scelta che ho fatto io, me ne assumo la responsabilità, questo però è colpa sua, questo non l'abbiamo capito, io volevo quello. Quando si comincia a buttare la granata in mezzo all'asilo, ragazzi, non so se il primo di gennaio sia troppo presto per sparare la granata, però verranno, vabbè. A Reggio, tra l'altro, dopo la Virtus c'è Brindisi in casa, no, se non erro, per sì, la palacanestro reggiana, sì, sì. Quindi insomma vedremo quello che sarà. Andiamo a vedere cosa è successo. Cremona si conferma una squadra comunque dal buon campionato. Reggio, quando vinse là, sembrava che avessimo battuto una squadretta da poco. Sicuramente Reggio doveva vincere, però Cremona si sta rivelando una squadra tosta. Brescia fa suo la sfida del top classifica contro Milano, una partita che Brescia nel finale ha rischiato anche di buttare via a un certo punto, ma diciamo che Milano quei 4 minuti in cui non ha preso il ferro, non ha preso il ferro a cavallo tra il terzo e quarto quarto, oggettivamente lì si è capito che Milano è ancora sotto un treno nonostante sia entrato Napier, però insomma Milano ancora sta facendo tanta fatica. Napoli torna al successo dopo dei KO consecutivi e batte una Tortona che vedeva all'esordio De Raffaele. Io, Liga, ti dico la verità, mi aspettavo che Tortona qui mettesse la freccia, cioè dimostrasse che l'ambiente con Ramondino era saturo, e i giocatori mettessero la freccia. Invece hanno già giocato la stessa identica partita, questo è un brutto segno. Io la partita l'ho guardata proprio perché ero molto curioso di questo, perché comunque, pur ritenendo Ramondino secondo me un ottimo allenatore, si era capito che lì c'era qualcosa da cambiare, e lì secondo me era logoro il rapporto giocatori con l'allenatore, una cosa di questo tipo. Tortona parte bene, avanti per fino a 48, era sempre rimasta avanti anche di 8-9 punti. Ho detto, beh, pian pianino stanno trovando la quadra e stanno prendendo un po' di tranquillità.
ai primi due canestri consecutivi che Napoli ha fatto con Zubcin in finta palleggio arresto e tiro e la bomba di Pullen, che si sono portati 48-47, appena ha messo la testa avanti non hanno avuto spirito di reazione e sono andati sotto di 10 immediatamente. Certo. E questo è sintomo di una squadra che ha grosse fragilità e l'impatto emotivo che può avere un allenatore nuovo necessita di un pochino più di tempo, perché la squadra non ha solo non aveva solo un problema con il coach, ma magari anche di chimica stessa, sì, della squadra, avendo preso, a mio avviso, un giocatore che poteva andare bene per Ramondino con Colby Ross, poi lo esoneri dopo due giornate, che però... e non mi sembra che Colby Ross sia il classico giocatore che vada bene alla pallacanestro pragmatica di De Raffaele. Questo è un mio pensiero, però. Io su Tortona ho le idee abbastanza chiare dall'inizio del campionato, cioè secondo me loro, il loro problema è un problema di costruzione della squadra, cioè loro hanno sottovalutato la partenza di Semai Crixton, che per me l'anno scorso era il centro di gravità permanente, come direbbe come diceva Battiato. Poi hanno perso Daum e hanno perso JP Makura, cioè comunque... Beh, la... Makura non gli ha fatto dispiacere, non sono dispiaciuto. Beh, comunque sì, la squadra si è ritrovata secondo me un po' sparpagliata, con... prendendo giocatori che erano tutto sommato delle scommesse, alcune scommesse le hanno perse, quindi io adesso non so con De Raffaele cosa possa cambiare. Colby Ross è il classico giocatore che ha le caratteristiche per svoltarti la stagione, ma come diceva il coach non so quanto possa essere nelle grazie di un allenatore che tiene tutto sotto controllo con... Però dicono che l'avesse scelto, le male lingue dicono che l'avesse scelto la proprietà già, sappe, l'accordo con De Raffaele c'era da due settimane, dicono. È andato tempo a Ramondino, sì, di vedere se sbloccava la situazione. Cioè loro l'accordo con De Raffaele ce l'avevano e dicono che siano andati da allora, De Raffaele. Se arriva lui può andare bene, se tu subentri questa cosa qua. No, beh, però il discorso che faceva Gabriele è interessante, perché secondo me hanno cambiato, però purtroppo non solo quei due giocatori lì, ma hanno cambiato anche un altro fulcro, perché l'assenza di Kane in quella squadra si vede in maniera clamorosa. Sì, perché Tashaun Thomas e Kane sono come il giorno e la notte. Sì. La solidità in mezzo all'area che lui dava negli aiuti, nei rimbalzi e nelle situazioni in cui capiva un secondo prima dove mettersi per fermare l'attacco avversario, Tashaun Thomas non le ha in nessun modo. E le caratteristiche folli di Makura, che comunque deve essere un tipino fumante anche da gestire, però dava quel tocco di imprevedibilità assieme a Crixton che quest'anno invece la squadra non ha. È molto monotematica e molto... scoutizzabile, per come la vedo io. L'anno scorso aveva anche la sfrontatezza di essere diventata una squadra buona, adesso che deve anche confermare i favori del pronostico e sono stati fatti investimenti e viene data nelle prime quattro assolute, sta pagando anche questa scimmia sulla spalla e pressione che non era abituata a tenere, perché prima era considerata un outsider. Processo di crescita. E infatti paradossalmente va meglio in Europa che in Italia, proprio per confermare quello che... Tra l'altro facevamo un giochino l'altro giorno su Thread, tra l'altro vi ricordo che abbiamo aperto anche l'account su Thread, visto che Trez, chi vuole seguirci. È stato benissimo, perché io non so neanche cos'è Trez, ma adesso mi informo. Lo dico, lì, diciamo che l'abbiamo chiamata una car edition permanente, quella nostra presenza su Trez. Dicevamo, Reggio ha affrontato Milano nell'unica settimana in cui non ha giocato l'Eurolega da, penso, 10 anni a questa parte. Tortona con Down, settimana dopo è andato via da quel momento, tracollo totale di Tortona. Ha affrontato Varese nel periodo di massima carica, perché prima Varese è una squadra non gioca bene, perché adesso noi ci facciamo confondere da una parte all'altra, cioè ha fatto due partite dove gli è entrato il tiro, anzi una partita e un quarto dove gli è entrato il tiro Varese, ma non sta giocando bene, tanto che ci dicono che là Bilaszewski è stato fischiato anche a fine partita. Masnago è sempre Masnago. E poi affronterà la Virtus con due giocatori nuovi, adesso ne parleremo. A volte il calendario... Però Alessandro, scusami, io lo guardo anche dal nostro punto di vista. Noi abbiamo affrontato Treviso, quando Treviso era alla canna del gas e dopo ha messo dentro due giocatori che si stanno rivelando decisivi. Abbiamo affrontato Brindisi là, che sembravano una Waterloo. Che anche adesso lo sono. Sì, adesso non sono migliorati di molto. No. Quindi alla fine secondo me il gioco dell'affrontare le squadre, purtroppo con delle regole che ti permettono di cambiare giocatori... Sì, praticamente, no, certo. Ogni settimana ti capita quando, cioè, voglio dire, come ho detto prima, Varese anche aveva Moretti fuori, per quel che può. Guardiamo il lato positivo, incontriamo Virtus dopo due partite di Eurolega, domani e venerdì, giochiamo domenica, ha messo dentro giocatori, è vero,
però spendono anche tante energie e abbiamo visto che qualcosa in giro hanno lasciato. Non vuol dire che vengono a Reggio e ci lasciano le penne, però se Reggio gioca al massimo del potenziale con grande intensità e convinzione, perché devi affrontarla con convinzione, credo che la Virtus, il briciolo di energie nervose e mentali, sia un pochino meno adesso di quello ne che sta usando. Ne parliamo della Virtus con continuità. Come sapete, questa settimana ha messo, negli ultimi 10 giorni anzi, ha inserito 2 giocatori della prossima avversaria. Sassari continua il suo periodo nero, perde in casa però contro Venezia, quindi insomma la Reyer vi fa capire che tipo di squadra stia facendo, che tipo di campionato stia facendo e che squadra sia. Scafati batte Trento, una Trento che non ha fatto canestro semplicemente mai. Ci sono stati super prestazioni da parte di Gamble, che secondo me, chi diceva che era fritto dovrà un po' ricredersi, perché Gamble quello che deve dare lo dà, ma soprattutto un Alessandro Gentile che avrà il suo carattere, ma nell'ultimo mese sta giocando un basket di livello altissimo e Scafati ha trovato una vittoria molto molto importante contro la Dolomiti Energia di coach Galbiati. Ultime partite del turno precedente, prima di andare a vedere questa avversaria, la prossima avversaria, Treviso perde in casa con Pistoia, una partita pazza, completamente pazza. Prima pareggiata da Treviso, poi rivinta da Pistoia con un jumper dalla media da parte di Willis, tiro della speranza da metà campo di Treviso che non entra, una Treviso che però ha ritrovato la quadra, sarebbe stata la quinta vittoria consecutiva se l'avesse ottenuta, però insomma qualcosa lì è successo e lasciatecelo dire, anche grazie a Osvaldo Solisevicius, perché ha messo veramente a posto le pedine. Adesso la squadra sa che c'è un giocatore che può far canestro con leadership di carisma, prima forse mancava e adesso quando è ora, prima guardano Olisevicius e quindi il ritmo cala, tutto riesce meglio, alcuni giocatori hanno ritrovato ritmo, prima invece era un corri e tira sgangherato senza senso, non vitucciano, perché Vitucci non ha mai giocato così. Olisevicius ha messo proprio a posto le cose in quella squadra. Ultima partita, la vittoria della Virtus Bologna appunto contro una Carpegna Prosciutto Pesaro che ha perso anche Banford a causa di un infortunio e come sapete ha tagliato anche McCallum per l'arrivo di Andrea Cinciarini, quindi una squadra in grossissima grossissima difficoltà. Prossimo turno che si giocherà tra sabato e domenica, quindi tra il 6 e il 7, Treviso Varese, Tortona Scafati, Pesaro Sassari, Trento Milano, Brindisi Brescia, Pistoia Cremona, Reggio Virtus Bologna e Venezia Napoli. Una partita, Liga che dicevamo prima, Reggio affronta con una Virtus che arriva col super campionato che sta facendo, con la super vera Eurolega che sta facendo, però 2 turni d'Eurolega, domani in casa alle Fiere contro il Bayern e venerdì a Berlino contro l'Alba. Finalmente affrontiamo una squadra che arriva da una doppia. In più ha perso Dobrić, scavigliato malissimo, perché ha visto l'altra sera la partita, una scavigliata brutta brutta, fortunatamente tra virgolette sembra solo un mese, ma era veramente brutta. Ha inserito Lomsas, un giocatore lettone che Banchi ha voluto perché è della sua Lettonia, una macchina da guerra di quelle che fanno le cose che gli dice l'allenatore, con buon tiro da 3 punti che mette ordine, e soprattutto Zizic. E non vi dobbiamo presentare Ante Zizic, perché insomma ha giocato in NBA per un po', adesso era venuto in Europa, questa è la squadra. Vi ricordo ovviamente che non c'è Devonte Keko, che si è fatto molto male, gli facciamo un in bocca al lupo, ma sarebbe comunque stato tagliato. Squadra d'Eurolega che è seconda in Eurolega, chiedo a entrambi, è la classica partita che Reggio, tu l'hai detto, parte da te Gabriele, deve affrontare con la concentrazione ma allo stesso tempo la spensieratezza di poter fare male a una squadra che le energie le avrà spese, perché l'Eurolega che sta facendo la Virtus ti prosciuga dall'energia. Mettiamola così, dal punto di vista delle motivazioni è la partita perfetta, cioè nel senso che dopo una batosta come quella di Varese affrontare una big è la cosa migliore, perché se tu affronti una squadra diciamo di basso rango il rischio anche un po' di sentirsi la scimmia sulla spalla di cui parlavamo prima, cioè di un'eventuale seconda figuraccia, c'è. E affronti invece probabilmente la squadra più forte adesso con Brescia diciamo, e poi il derby, poi ci sarà il Palasport pieno, perché oggi leggevo che la società ha messo in vendita gli ultimi 150 taglianti, quindi immagino che da qui sarà sold out. È la festa del tricolore e quindi vediamo di mettere in campo tutti i valori reggiani per
per regalare, tra l'altro sarebbe una bellissimo, un bellissimo viatico di fine girone d'andata. E sinceramente è una partita che io vorrò vedere, anche per vedere certi giocatori, ne parlavamo prima, come Shengelia, come Dunston, giocatori dal vivo, lo stesso Paiola che sembra ritrovato, no? Rispetto agli anni con Scariolo. E poi un grande abbraccio a Polonara, insomma, che, esatto, torna, esatto, che torna a Reggio, e con tutto quello che ha passato sicuramente si prenderà un bel applauso. Volevo proprio parlare anche di quello, torna Achille Polonara a Reggio dopo tanti anni, dopo quello che ha passato a livello di salute, e secondo me al di là del sold out che ci sarà, perché veramente hai detto tu, mancano pochissimi biglietti, quindi sarà sold out per Reggio, però è bello anche che ci sia un sold out per dare un grande abbraccio a un giocatore che a Reggio ha fatto grandi, grandissime cose. Ecco, di questi 150 biglietti, questo è un comunicato di stamattina, vi diciamo già che ne sono rimasti forse meno di un terzo, perché oggi c'è stato poi l'assalto per quei 150 biglietti, si va verso il sold out, Liga con una cornice perfetta per il colpo di fine girone d'andata, dai. I presupposti per avere chance ci sono, e secondo me Reggio deve esserne consapevole, perché deve affrontare la Virtus con non il timore reverenziale che dovrebbe incutere, ma con la consapevolezza che possono venire a giocare contro di te non nelle loro migliori possibilità. E questo vuol dire ti devi dare quel abbrivio iniziale in cui devi aggredire fortissimo la gara, per poi magari non riuscire a scrollarla se riesci, ma magari rimanere in partita, perché come avete visto anche la partita di Milano con Brescia, chi gioca due turni di Eurolega e anche ha faticato e ha difficoltà magari di organico, perché anche la Virtus è vero che è lunga ma ha perso giocatori per strada, sì. Alla lunga le energie fisiche e nervose possono avere il sopravvento per chi, come Brescia con Milano, ha continuato a mantenere l'intensità di un certo tipo, pur non essendo scintillante, però il calo della squadra affaticata ha fatto sì che si scavasse quel gap. Quindi Reggio o deve provare a aggredire la partita e sperare che la Virtus faccia come Reggio a Masnago, perché non ne ha proprio, oppure che Reggio provi a giocare la partita con tutte le proprie armi per stare in gara e vedere se alla lunga la Virtus può avere quel calo che obiettivamente può tranquillamente avere, perché è inutile continuare a dire sono in 15, possono giocare due squadre, ma viaggiano tutti, giocano tutti, spendono tutti. Tanto che hanno minuti a Bass, Mascolo in campionato, e l'altra sera Coach Banchi ha detto chiaramente siamo in difficoltà, eh? Poi ragazzi, è vero che arriva un super campione come Zizic, però deve essere integrato in questa squadra, cioè non è che lo butti dentro, poi vediamo se giocherà. Avranno minuti sicuramente Mascolo, sì. Comunque giocherà un po' Paiola, sicuramente giocherà di più Polonara perché lo devono, certo, recuperare, sicuramente giocherà un po' di minuti Zizic perché anche al di là degli errori deve cominciare a entrare nel meccanismo dei giochi d'attacco e le rotazioni difensive che ha. Sicuramente il lettone che hanno preso deve macinare i minuti, perché comunque è un pretoriano di banchi, esatto. Io mi aspetto che lo abbia preso per determinati motivi, e secondo me sarà una di quelle aggiunte che magari non vai a vedere tanto il tabellino, ma alla fine cubano perché l'allenatore sa quello che può dare e sa quello che vuole da lui. Però obiettivamente tutti faticano, tutti spendono. Vincere la partita che ha vinto la Stark Arena col Partizan, a parte che guardarla quella partita lì è stato meraviglioso, sì, per tutto come è stato il contesto e come hanno giocato, però a Bass anche in quella partita è stato decisamente positivo con l'impatto. I giocatori ce li hanno, ma io sono convinto che il cast di supporto dovrà dare un ottimo rendimento perché ha voglia di avere più minuti e di giocare. Bisogna vedere quante energie residue a livello mentale sono rimasti per il Bellinelli, il Lundberg, tutti quei giocatori lì che possono rifiatare. Tu ventilavi che forse tu terresti a riposo Shengelia. Io spero che tu ci prenda. Cioè, però io, per come la sta giocando questa stagione dopo una doppia, non mi stupirei se, avendo inserito due giocatori, fosse il turno di riposo di Shengelia. È vero anche che però sta giocando una stagione talmente fantasmagorica che in questo momento privarsi. C'è anche da dire una cosettina che noi in questo momento stiamo trascurando, che però la Virtus giocando in determinato modo potrebbe evitare Milano nella Final Eight.
Sì, è vero che c'è Trento Milano, però anche. Però quindi... diciamo che evitare Milano e averla dall'altra parte del tabellone a me sinceramente non dispiacerebbe. Sì, io credo che la Virtus non faccia neanche i discorsi, la Virtus entra in campo per vincere. Vediamo chi c'è nella rotazione, nelle turnazioni, esatto. Perché è chiaro che se tiene fuori Lundberg, che va bene, sta giocando una gran stagione, però sicuramente è chiaro che ogni squadra entra in campo per vincere ed è giusto che sia così. Però diciamo che essendo un ultimo turno, un qualche pensierino qualcuno può farlo. Diciamo che ci stiamo attaccando a, vabbè, cioè, stiamo cercando a tutto il possibile, tutto ragazzi, a quello bisogna attaccarsi. Con la partita stiamo cercando di dare delle indicazioni a Priftis per fare le cose come vanno fatte. Anche a Banchi, cioè, se vuoi tenere Zuschenghelia, esatto, io l'ho visto stanco. L'ho visto stanco. No, io, sì, sì, beh, giochiamoci anche il fatto che giochiamoci, abbiamo detto la festa del tricolore, giochiamoci anche il Palasport, cioè questi passano dall'arena di Belgrado, vanno a Berlino e dopo vengono in Biaguasco. Una gran bella partita, c'hai tutto esaurito, devi ricreare entusiasmo dopo una battuta d'arresto un po' fragorosa e sicuramente è proprio, secondo me, la partita, cioè il piatto è apparecchiato nel modo giusto, il tavolo è apparecchiato nel modo adeguato. Speriamo, speriamo, vorrebbe dire girare a 18, che sarebbe veramente un gran risultato. Reggio, se girerà a 16, come detto, è assolutamente in media. Non lamentiamoci del brodo grasso, vi ricordate dove eravamo lo scorso anno a fine girone d'andata? Noi ce lo ricordiamo molto bene. Fortunatamente quest'anno stiamo pensando alla posizione in Final Eight, altro che retrocessione, esattamente. C'è un altro messaggio che dice: tante critiche per una partita persa, ricordatevi quello che è successo nell'anno dello scudetto, tra virgolette ovviamente scudetto, contro Milano. È vero, perdemmo di 50, non contro Milano, contro Sassari, perdemmo di 50 Milano, ma non la finale contro Milano fu l'anno successivo. Però la caratura delle due squadre era decisamente diversa, sì, e questo non va dimenticato. Ed era anche una fase di stagione diversa, cioè era marzo, una squadra che sapevi già che valeva tanto, cioè, quella fu la classica botta. Sono d'accordo, la Siena di Pianigiani che vinceva qualsiasi cosa, ci sono alcune partite, quando le perdeva prendeva 40 punti, poi alla fine, al di là di quello che è successo extra pallacanestro, tutto quello che volete, quando era ora di vincere le partite le portava a casa. Quindi a questo punto le sconfitte sì, lasciano il tempo che trovano, capitano anche le squadre forti, l'importante è che ci sia una reazione. Basta dare addosso al centro della nostra squadra, è perimetrale, come fa il centro a giocare se non arrivano palloni? Puntata al 2 gennaio, avete un cuore incredibile, mi fate compagnia mentre sono a casa in ferie con la febbre, buon anno anche a te. Ervi domenica contro la sua ex squadra, farà la partita della vita. Ecco, questo è un tema che io volevo sollevare anche, poi dopo nel discorso l'ho lasciato a parte. Visto che è un giocatore che vive di motivazioni, o domenica si fa cacciare dopo 3 minuti perché tira un cazzotto in faccia a Baraldi, proprio va in parterre e lo demolisce, oppure fa la partita dove almeno ci prova, ma mette in campo l'erba. Io credo che quei giocatori lì, soprattutto gli americani, quando giocano contro squadre di Eurolega ci tengono sempre a far bella figura. No, però quello che è successo con Hervey alla Virtus, lui ce l'ha qui, Cioè quello che è accaduto l'anno scorso è causa di quello che era successo l'anno prima. Secondo me molti giocatori americani vivono di sfide. Questa è la sfida che anch'io mi ero segnato proprio col circolino rosso. Io mi aspetto una grande partita. Però le grandi partite devono essere anche con la testa, perché se parti per spaccare il mondo e cominci a schiantarti contro la difesa, cosa possibile perché non giochi contro una squadra di promo, o adesso come si chiama, divisione... Cambiano i nomi e più vado avanti con l'età meno ci capisco, ce l'ha con me. Esatto, qui non è che ne fai 40, però mi aspetto anch'io la grande prestazione. Sarà di Sarà una partita particolare anche per Michele Vitali, che è un giocatore cresciuto e formato dalla Virtus. Abbiamo un modello di basket predefinito e non ci spostiamo di un millimetro quando gli avversari ci mettono in difficoltà. Pregio o difetto? Non possiamo arrivare sopra il sesto o settimo posto, però possiamo costruire lo scheletro per il prossimo anno alzando il livello tecnico. Questo è un bel messaggio che mi piace molto, perché noi vediamo sempre al breve periodo, ma questa società ha detto fin da subito che quest'anno è il primo anno di un progetto di più anni per crescere sempre di più. Quest'anno bisogna arrivare ai playoff. Io credo che le basi l'abbiano buttate molto bene, perché comunque bene o male, avendo costruito un organico di questo tipo, si capisce decisamente bene qual è la struttura che vuoi raggiungere e dove sono i correttivi da fare, che poi dopo non è matematica, però si capisce che per consolidare una struttura di questo tipo basta centrare due pedine, esatto, non devi stravolgere nulla, e questo fa parte di un percorso
lucido da parte della società. E quando dicono non cambiamo adesso Atkins, a meno che proprio non sbrocchi completamente, è quello, ragazzi, oggi siamo, io capisco che il tifoso voglia vincere, voglia arrivare terzo, primo, secondo, oggi questa squadra vale dal 5 al 10 e ce la portiamo avanti tutta la stagione perché bisogna, è stata costruita per centrare i playoff e quindi a fine stagione si tireranno le somme, però... Anche perché, l'abbiamo già detto, non è fantabasket, cioè non è che se tu inserisci anche un giocatore di qualità e di quantità in una squadra non ci sono dei contraccolpi. Bisogna inserire il giocatore nel momento giusto, ma quando c'è l'esigenza della squadra, senza andare però a compromettere comunque un'armonia non solo di in campo, ma anche fuori dal campo, che magari l'arrivo... Io mi ricordo quando fu altro basket, altro sport, altri tempi, avevo tutti i capelli ed ero più magro, però quando si comprò Nando Gentile per fare il salto per andare in Serie A, in una squadra che giocava a meraviglia, perché quella squadra di Marcelletti era fantastica, e arrivò Nando Gentile che sembrava appunto dovesse essere la panacea di quello che mancava per andare su, e perdemmo in finale contro Napoli. No, quello che stiamo dicendo, secondo me l'esempio più lampante che abbiamo in questo momento, a mio parere, è l'acquisto di Mirotić a Milano. Sì, Mirotić sì. È un giocatore fenomenale, fortissimo, l'hanno preso, l'hanno voluto, in questo momento che è un mese che è fuori, Melli in questo momento è il giocatore nettamente più forte, a mio modo di vedere, scema Schengelia del campionato, e in Eurolega sta giocando benissimo. Perché l'equazione giocatore forte, squadra più forte, esiste solo quando giochi a risico, basta, perché non sei in campo. Quando sei in campo ci vogliono determinate cose, spostare i giocatori in vari ruoli, ad esempio nell'ultima partita con Brescia Melli ha giocato tanti minuti da ala piccola, da tre, ma era per esigenze, non perché hai Mirotić lo devi fare sempre, è un conto. Ma quando tu ti devi essere un po' snaturato e devi giocare in un certo modo, non è solo una questione di minutaggio, è una questione anche di responsabilità e sicurezza nelle cose che fai. Certo. E Melli non dà solo sicurezza a se stesso, ma anche ai suoi compagni. A tutti, anzi, è proprio il leader di quella squadra. D'accordo. Ultima domanda, velocissima, per chiudere ci chiedono buonasera, facendo un paio di pronostici e supposizioni, guardando un po' le partite della prossima giornata, chi affronteremo alle Final Eight? Secchi, Gabriele. Non lo so, io non ho visto la classifica di recente, però spero di incontrare... Mirko Zucchi te la manda. Sì, grazie Mirko, così guarda, di quelle squadre lì spero di incontrare Napoli, però non so se è fattibile la... Sì, se arrivi quarto, quinto con Napoli quarta... Perché noi siamo più forti di Napoli, se Napoli dopo vince. In finale, le quattro... Però ricordate, la Coppa Italia, ragazzi, è un torneo veramente veramente impegnativo... Devo dire che secondo il mio punto di vista l'unica squadra che eviterei è Venezia, le altre possono andare bene tutte quante. Che ha inserito tra l'altro un centro Venezia, che tra l'altro faccio fatica a pronunciare, quindi devono prendere dei giocatori con dei nomi centro. Facili. Ho detto centro, Liga. Però, ragazzi, bravo, bravo. Però sì, cioè tu affronteresti anche Virtus e Milano? È una partita secca, per me le caratteristiche delle squadre di Venezia per noi sono veramente... Come si dice, ci accoppiamo male. Esatto. Ecco. Okay, perché Venezia potrebbe, vabbè che gioca in casa, adesso non so com'è lo scontro fra, ha vinto Venezia con Germani, quindi giustamente sì. In testa Venezia, quindi è più facile, siccome noi non arriviamo ottavi, comunque è più facile che noi incontreremo comunque la seconda, la terza o la quarta fondamentalmente, però guarda, allora a questo punto io vado su Brescia, io vorrei giocare contro Brescia. Io dico Trento e Napoli. Ok. Tu? Io perché non ti sei convinto, il conduttore distribuisce i pani e i pesci. Realisticamente, secondo me, becchiamo una tra Bologna e Venezia. Poi bisogna vedere. Però... Ricordo che l'anno che arrivavamo in finale di Coppa Italia, anche lì siamo alle calende greche, però affrontammo Milano, mi sembra, al primo turno, e poi Roma in semifinale. Sì, e perdemmo in finale contro Treviso di Messina, la super Treviso di Messina. Sì, esatto, ci dite, è vero, che l'ha ricordato anche Liga, che Venezia ha inserito Cabenghele, un gran giocatore, se ne parla molto molto bene, grosso atletico di stazza, di quelli che fanno casino, è venuto via dall'AEK perché dicono che l'AEK non paga più, infatti anche McLemore è andato a Rio Beogran con Momo. Tra l'altro l'ho perso un po' di vista, come sta andando Momo?
sta facendo la sua stagione senza infamia e senza lode, fanno fatica, sono in fondo alla classifica, penultimi, adesso le ultime partite non ci ho badato, sì, Momo sta giocando buone partite, alternate altre un po' più di difficoltà, però insomma sta giocando la sua partita. Collina biancorossa a Torino, ci dice il sindaco Nasciuti, ma il sindaco Nasciuti deve ricordarsi che deve andare a Pistoia insieme agli altri, quindi io guarderei un po' più avanti, la mia vita la deciderei fino a Pistoia, dopo potrebbe succedere qualsiasi cosa, però scherzi a parte. Sì, poi ci chiedono anche chi retrocederà, oggi le squadre più indiziate per la retrocessione possono essere Pesaro e Brindisi, io concordo, Pesaro è una squadra terribile, Brindisi ragazzi, cioè, o stravolge tutto, ma... Io dico Brindisi, Pesaro, / Sassari. Bravo. Sì, perché... Sono convinto che Sassari qualche altro colpo di mercato lo farà se si trova ancora in questo modo. Però obiettivamente, al di là di Brindisi, che la vedo molto molto in difficoltà, dopo che ha anche dato un calcio al secchio per essere a 6 punti, quei 2 punti buttati con Scafati, che secondo me anche a livello morale, visto che erano un po' in un trend discretamente positivo, possono essere un macigno. Non... Pesaro la vedo una squadra che gioca ma è completamente slegata. Certo. E come tutte le squadre di Buscaglia, da quando se n'è andato da Trento, quando prende un parziale, il parziale è 15-0, non è 6-0. E quindi spesso succede che dopo buone e discrete partite, quando arriva nel momento fatidico che prende il 15-0, le partite non le porta a casa. Secondo me è una squadra che in questo momento non è squadra e quindi per me la maggiore indiziata assieme a Brindisi. Non mi fa parlare, non posso parlare di Pesaro. Se te vai avanti per cambiare argomento ti tiro fuori Marcus Lee, stai attento. Tra Marcus Lee e Buscaglia non so chi butterei dalla torre, probabilmente me ne andrei io dalla torre. Pensa al Cincia, dai. Speriamo per Andrea Cinciarini che come sapete è tornato a casa. Quindi appuntamento alle ore 19, domenica, ve lo ripetiamo, si va verso il sold out, praticamente certo, di quei 150 biglietti ce ne sono già molti meno, sarà una super partita contro la Virtus Segafredo Bologna, seconda in Eurolega, reduce però da due partite proprio della massima manifestazione internazionale. Speriamo davvero di regalarci una di quei pomeriggi, di quelle serate, meglio dire, che al Palabigi da un po' mancano, o meglio da un anno mancano, da quando fecimo lo scalpo a Milano nella sciagurata stagione dell'anno scorso. Però insomma è bello ogni tanto portare a casa quelle serate che hanno il profumo di magico, ma di certo sarà un grande grande Everest da scalare. Grazie Gabriele Cantarelli. Grazie a voi, ciao. Grazie a Andrea Ligabue. Grazie a voi come sempre. Grazie come sempre anche a Mirko Zucchi in regia, doppio perché oggi è il suo compleanno, quindi auguri e grazie per essere qui con noi a lavorare. Grazie a voi per averci seguito e per averci iscritto. L'appuntamento domenica alle ore 19 per la radiocronaca di Un Hotels Reggio Emilia, Virtus Segafredo Bologna, e poi settimana prossima con Basket Time alle ore 21. Grazie ancora, buon anno e buona serata.